Benvenuti sul mio canale YouTube, io sono DufoMix e quest'oggi vi presento un gioco vecchissimo, Fallout, il primo Fallout, il numero uno, quello che uscì solo per PC. La sigla è inconfondibile, siamo nel Vault 13 e tutto inizia qua. Già la confraternita si faceva rispettare, però in modo brutale, uccidendo le persone. E già l'ambiente era così. Dal Vault 13 inizia tutta l'avventura. Io sono qua quest'oggi per vedere, per sapere, se volete vederla, se volete conoscere tutta la storia di Fallout. Se volete farlo, ragazzi, fatemelo sapere in qualche maniera. Un commento, un like, visualizzazioni, se io capirò che volete vedere questa storia, questo primo Fallout, allora lo porterò pian pianino, un pochino, un pezzettino tutti i giorni, andando avanti, studiandolo, perché io sinceramente non l'ho ancora mai giocato, l'ho visto, l'ho provato, ma non l'ho mai giocato a fondo, quindi non so bene esattamente che succede, perché qua si imbarbella tutto, ma continuiamo e vediamo un po' che succede. Vediamo l'inizio di questo Fallout. Ah, la guerra. La guerra non cambia mai. Beh, la storia è sempre quella, ragazzi. La conosciamo. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Ho preferito non parlare sulla sigla perché volevo lasciarvela gustare. Mi piace tantissimo questa sigla in bianco e nero con immagini molto belle, una voce che ti fa capire cosa è successo, dov'è tutta la gente, perché sono dentro in questi vault e cosa gli aspetta il futuro. E adesso, dopo l'introduzione che a me è piaciuta tantissimo, spero che sia piaciuta anche a voi, vediamo di cominciare il gioco. Le impostazioni le ho già preparate prima, ho messo al massimo della possibilità che possiamo vedere, essendo un gioco molto molto vecchio, ho cercato di mettere al massimo la definizione, al massimo questo, quello, i colori, insomma, per cercare di dare il massimo anche a voi e poterlo vedere nei migliori dei modi, anche così per capire com'è questo gioco, come funziona e cosa ci può offrire. Andiamo col nuovo gioco. Il nuovo gioco ci dà un'ampia scelta di personaggi, sono esattamente tre. Abbiamo Stone, abbiamo Nathalie e Albert. Io direi di iniziare con Albert perché è quello che ha carisma 9. A me il carisma, ragazzi, mi fa morire. Quando vai dalla gente e la intorti e la convinci e li fai capire e credere quello che vuoi tu, è bellissimo. E il carisma serve anche a questo. Fallout è un gioco che oltre a combattere, a cercare, a craftare, a fare, conta molto anche il carisma. Perlomeno in Fallout 4, in Fallout 3, in Fallout 76, immagino, anche se non l'ho mai giocato, anche in Fallout 1 il carisma sia molto importante. Ah, sei qui, bene, dice il tipo, eh.
solar chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Abbiamo un problema, ragazzi. Ci serve qualcosa. Qualcuno deve uscire dal vault per procurarci quello che serve. Chi sarà a uscire dal vault? È un problema. È un dilemma. Questo servirebbe il comandante del vault. Cose da fare? A questo punto mi sa che mi ha intortato, ragazzi. Mi ha intortato. Ci auguro anche in bocca al lupo. Mi sa che ci ha intortato, ragazzi. E a questo punto si apre il vault. E io l'episodio lo termino. Era solo un inizio per farvi vedere un po' che cos'è questo Fallout. Il primo della serie. Quindi sapete cosa fare? Un like, un commento. Visualizzate il video, fate pubblicità con i vostri amici. Se volete vederlo, io ve lo porto sul canale un episodio alla volta, pian pianino, gustandocelo, perché sinceramente anch'io non l'ho mai giocato, quindi devo impararlo. Ecco, si apre la porta del Vault 13, stiamo per uscire, vedo un po' buio là fuori, tutto buio. Che succede? Perché è tutto buio? Perché siamo in una grotta, ragazzi. Ok, usciamo tranquillamente pian piano da questo Vault. Stiamo attenti perché adesso cambio la scena e il gioco diventa in questa dimensione. I vecchi giochi di ruolo, che una volta ti muovevi così. Questo non è veramente di ruolo, ti puoi muovere come vuoi. Intanto qua a destra vediamo qualcosa. Cerchiamo di visualizzare col tasto destro del mouse. Andiamo a vedere. Ah, abbiamo trovato un cadavere per terra, uno scheletro, che ha un coltello, che lo prendiamo subito. E abbiamo due, e delle munizioni che andiamo a mettere come nostre. Abbiamo tantissime munizioni, ragazzi, 90 munizioni. Abbiamo altri oggetti vari, abbiamo una pistola, va bene, siamo, direi, ragazzi, in piena autonomia. E adesso l'azione si fa viva. Siamo nella grotta e dobbiamo uscire, cercare quello che il comandante ci ha chiesto, ovviamente senza morire. Tufomix a questo punto vi saluta, vi ricorda che adesso tutto è in mano vostra. Se volete questa avventura, se volete conoscere perché Fallout 4, perché Fallout 3, New Vegas, perché Fallout 76, sono arrivati a quel punto, la confraternita, i predoni, che cosa è successo nel mondo, allora fate presto, cliccate, scegliete, scrivete che volete vedere la serie e io ve la porto. Altrimenti me la giocherò io, ragazzi, non c'è nessun problema, amici come prima. Comunque, ragazzi, adesso è tutto in mano vostra. Tufomix vi saluta, vi dà appuntamento a un altro episodio di un qualsiasi videogame che portiamo. Portiamo FIFA, portiamo eFootball, portiamo Construction Simulator, molto bello. E in futuro chissà se porteremo anche Fallout, il primo. Già portiamo Fallout 4, stiamo portando ora i DLC, ma Fallout 1 è un gioco vecchio che magari tanti non conoscono, tanti vorrebbero vedere, tanti sono curiosi, lo sono anch'io, di capire come funziona. Quindi, ragazzi, lo gioco io o giochiamo insieme, sta a voi decidere. Ciao a tutti da Tufomix, ragazzi, e alla prossima. Buon divertimento e buona giornata.